Cioè, il fallimento di una donna in qualsiasi ruolo è 10 volte un fallimento. L'uomo può permettere di sbagliare, fallire, cioè dice, vabbè, è un percorso di carriera, non so come dire. E quindi questa ansia da prestazione che comunque in qualche modo ti rovina un pochino la qualità della vita è una cosa forse da abbattere, capito? E quindi con la satira e con l'ironia io credo sia interessante come strumento. Siete già qui, tutti preparati? Chiara? Siamo Ma puntuali. hai visto che meraviglia? Ciao Oh, a Serena. Milano siete puntuali, una figura. Io sono arrivata 5 minuti in ritardo. Che Ciao. bello! Dobbiamo baciare Bellissimo. col Covid, come le signore Sì. dell'Ottocento. Ecco. Allora Serena, siamo al Teatro Carcano. Bellissimo. La meraviglia del palcoscenico. Senti, respira, questo fa bene. Il 18 novembre c'è stata la prima del tuo spettacolo Vieni avanti, cretina. Esattamente. Ok. È stato un successo? Allora, intanto dopo 2 anni di chiusura, vedere un teatro pieno che ti applaude, felice, pieno di gioia, è una roba potente, no? Al pari del vaccino, guarda, di quella potenza lì. E poi sicuramente anche interessante capire, ricordarsi come il linguaggio del teatro è un linguaggio libero. E quindi quella cosa lì è potente, sia per il pubblico che per chi è sul palcoscenico come siamo noi adesso. Nel tuo ultimo spettacolo teatrale viene affrontata la tematica della donna che deve sempre eccellere in qualcosa per essere considerata. È successo anche a te? Gli Anticretina naturalmente è una provocazione, lo voglio dire, perché si rifà all'avanspettacolo dei fratelli De Regge, no? La famosa frase vieni avanti cretino, e arrivava il comico, no? E con le sue stupidaggini. Io sì, ho detto voglio rivendicare la cretineria e la nostra stupidera femminile, perché dobbiamo sempre essere costrette a eccellere, no? Cioè abbiamo questa sindrome, costrette, no? Per essere accettate a dover essere superwoman, multitasking, 110 lode, ma perché? No? La famosa sindrome di Ginger Rogers, la conosci? Che deve fare tutto quello che fa Fred Astaire, ma sui tacchi all'indietro, basta, no? Invece c'è una famosa frase del primo segretario di Stato donna degli Stati Uniti, Madeleine Albright, che ha detto la vera parità ci sarà quando ci saranno altrettante cretine quanti cretini occupano adesso i posti di potere, senza averne tra l'altro, diciamo, le credenziali. Prendiamolo con le pinze, quanto ti ha aiutato nella vita a essere cretina? Allora, intanto dimmi se non è vero, o ditemi voi se siete in ascolto se non è vero, che a volte uno deve simulare una certa cretineria per non spaventare, perché la donna intelligente spaventa, no? Dice, quante volte, no? Ti sei un po' abbassato. Chi di noi non sa fare questa risata rassicurante? Sì, Ma sì. c'è una grammatica che conosciamo, che però va un po' messa in disuso, no? Quando una donna, per esempio, su un posto di lavoro, io sono anche una bella rompiscatole, no? Allora si dice, ah, quella è isterica, quella uterina. Se invece un uomo rompe le scatole così, dice, beh, quella è molto professionale. Quindi bisogna un po' abbattere sta roba. Tu da ragazza hai fatto quello che si aspettavano i tuoi genitori o hai intrapreso proprio un'altra strada e un'altra carriera? Io non lo sapevo quello che volevo fare, però non volevo essere come mia madre, quello lo sapevo. E quella specie di giuramento di Rossella O'Hara a Tara, giuro su questa terra che non sarò mai come lei, con tutto l'affetto naturalmente nei confronti di una mamma che avrebbe voluto lavorare, ma non si dica, no, che mio padre non l'ha mai detto, no, è come una donna che lavora, significa che il marito non la può mantenere, quindi Certo. figurati, io, lì ho capito come andava lo schema preordinato, e quindi ho detto qualunque cosa sia io lavorerò. E invece il mondo della satira, della comicità, ti ha sempre attratta? Ma guarda, allora, una cosa che io ho ereditato da mio padre, l'unica, perché per il resto si è mangiato tutto, non ha lasciato niente, però mi sono molto grata, che era un grandissimo senso of humor. C'era questa dono dell'ironia, no? Per cui non era una persona poi seria, però non si prendeva mai sul serio. E da ragazzino all'inizio, prima che capisci il senso dell'ironia, perché pensi, ma che mi sta dicendo, no? Delle cose così. E poi era tutto un po' uno scherzo, un gioco. E questa cosa qui credo sia un grandissimo insegnamento. E quindi l'ironia è sempre stata, e anche l'autoironia, che è una salvezza. Allora, Serena, Eccola. che ne pensi della frase ormai non si può più dire niente, non si può più scherzare?
Allora, pensi che questa nuova consapevolezza dei giorni nostri stia limitando in qualche modo la comicità oppure no? Una cosa che dico sempre anche agli autori giovani, voi dovete trovare dentro di voi un limite, non si può mettere una censura, no? Saremmo rovinati. Poi c'è quel limite oltre il quale l'autore deve, da solo deve crearsi una sua morale. È un lavoro di moralità, quindi è delicato. Per questo dico, secondo me ci vorrebbero delle scuole per gli autori e le autrici di satira, perché è importante, è un lavoro che può facilmente entrare nell'insulto o nella propaganda. Molto spesso si scade nel razzismo. No, approfittano di questa cosa e poi diventano omofobi e razzisti, è pericolosissimo infatti. Era un po' come quando ho fatto il trentennale della TV delle ragazze 2 anni fa. Allora abbiamo fatto un tutorial comico naturalmente, spiegando la differenza, sai, piano piano parlando così, tra molestia e corteggiamento. La differenza tra molestia e corteggiamento, le donne la conoscono fin da quando sono bambine, riconoscono una molestia. Per cui se tu mi regali dei fiori, è corteggiamento. Se tu regalandomi dei fiori mi passi leggermente la mano sul culo, è molestia. Cioè bisogna stare molto attenti. Sì. In realtà le cose, se le vuoi sapere, sai, come dice un saggio romano. Esatto, che saresti tu poi. La comicità per secoli è stata degli uomini. Le donne venivano relegate, diciamo, a spalla o contorno, cornice, no? Volevo chiederti se anche da qui nasce l'idea della TV delle ragazze degli anni Ottanta. Ma certamente, assolutamente sì. L'idea era proprio fatto di... che il senso di umore sembrava un attributo maschile, come una parte del corpo, no? Dice, ho le tette, tu c'hai il senso di umore. No, invece appunto le donne ridono, sanno far ridere e hanno un grandissimo senso di umore. E quindi volevamo dimostrare. E infatti quando abbiamo cominciato a fare i provini, proprio era come se facevi un buco per terra e usciva il petrolio, no? Sono file di donne che avevano voglia di farlo, ma non avevano palcoscenici magari, no? Come hai detto giustamente te, però mi sembra adesso abbastanza inarrestabile. Tu hai partecipato ai primi gruppi di autocoscienza, no? Dove si parlava di diritti, di corpo femminile, di aborto, eccetera. Oggi siamo qui ancora a difendere quei diritti che sembravano già superati, no? Cioè, e non è incredibile? Non è incredibile, è pazzesco? Ma noi e non è assurdo? Non è assurdo, no? Ci potremo mai rilassare? No. Come si fa? No. Specialmente voi giovani non vi dovete rilassare, perché è un attimo, capisci? Perché comunque la tentazione di riportarci indietro a stilemi medievali è un po', diciamo, a volte avvilente, vede sfilare nei cortei per il diritto ancora a interruzione di gravidanza ai nonni, ai nipoti, le figlie, cioè 10 generazioni di donne, è una roba che un po', capito, mette quel lieve senso, però è così.